Gara che sta dunque per cominciare, le squadre sono già schierate a centrocampo, si attende solo il fischio d'inizio dell'arbitro. Io ne approfitto per salutare Stefano Nava. È un piacere, caro mio. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Palla messa dentro. Stefano, parlaci della formazione padrona di casa. Erano partiti per disputare un campionato tranquillo e puntare a un piazzamento finale in metà classifica. Invece le cose, almeno finora, sono andate meglio del previsto. Ora devono essere bravi a non mollare. Hanno rafforzato il reparto offensivo con questo giocatore. Oggi è il giorno del debutto, vedremo che risposte saprà offrire. Gli mancava qualcosa in attacco e sono prontamente corsi ai ripari. Ora resta da vedere se la scelta si è rivelata azzeccata, come ovviamente si augurano nell'ambiente. Ali Abdi. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova a calciare. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Riescono a recuperare il possesso. Punta l'area. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Attenzione, pericolo da rivedere, tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta. Lo ferma, ma non controlla. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco. Occhio al pallone filtrante. Prova la botta, non riesce a bloccare, attenzione, gran tiro. E il difensore sulla linea, salva. Al posto giusto, nel momento giusto. Sarà corner a disposizione. Occhio al corner, angolo calciato davvero male, palla che non raggiunge i saltatori. Prova ad andare, tiro senza troppe pretese, facile qui per il portiere. Ci sono metri a disposizione. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Può scambiare con il compagno. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Occhio alla ripartenza. Occhio al suo movimento. Cross in mezzo. Intervento comodo della difesa. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Hanno una buona occasione, fallo laterale.
Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. Non ferma il gioco l'arbitro. Ha dato il vantaggio. Guadagna metri. Taglia al centro. Prova col lancio lungo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Può colpire da lì. Conclusione da dimenticare questa. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Bravi qui a bloccare tutto. C'è il triangolo. Qui è esagerato con la potenza. Pallone raccolto dal portiere. Intercettano bene il pallone. Guadagna metri verso l'area. Palla interessante nello spazio. Il tocco dentro. Apre bene di testa. Ha scelto il male minore concedendo il corner. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Occhio al corner. Pericolo, ecco il tiro. E c'è la presa sicura del portiere. Occhio, cerca l'area di rigore. Brutto cross, c'è il recupero. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Punta l'area. Calibrato male qui il lancio, senza problemi il portiere. Un'altra buona giocata. Palla girata sulla fascia. Occhio al pallone filtrante. Rimessa laterale in zona d'attacco. È pronta la sostituzione. Ali Abdi. Va via bene al difensore. Nessun problema per il portiere. Ha spazio per andare. Prova dalla distanza. Qualità ancora, stanno premendo molto, non riescono a concretizzare. Grande colpo messo a segno dalla Juve, ufficializzato direttamente dalla società bianconera. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ha spazio per tirare. Palla che termina fuori. Onestamente ho perso il conto delle occasioni sprecate. Ecco che esce dal campo uno dei protagonisti annunciati di questa sfida, che ha inciso forse meno di quello che ci si aspettava. Guadagna metri. Senza problemi qui il portiere.
È un brutto fallo, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. Si preparano al cambio. Chiche Sola. Occhio al suo movimento. Cerca la porta. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Permettimi, Pierluigi, di fare i complimenti a tutti e due i portieri. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ha spazio per andare. Crossa verso il centro. Buono l'anticipo del difensore. Chiche Sola! È un gol adesso molto pesante che riporta in vantaggio. Manca poco da giocare. Probabile dunque che questo possa essere gol partita. Difficile che ci sia spazio per una reazione da parte della squadra avversaria. Un gol pesante, cambiano i binari di questa partita. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. 5 minuti al termine, c'è un gol di vantaggio, ma ovviamente non è finita. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia, il pubblico si sta dimostrando il 12° uomo in campo. Punta l'area. Palla messa dentro. Poteva far di meglio su questo colpo di testa. Forse non se l'aspettavo, più semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto. Capita. Fallo, nessun dubbio per l'arbitro. Punizione in un momento cruciale del match. Aveva scelto bene il tempo dello stacco, ma ha angolato male. Eh già, palla che è terminata a fil di palo, spinta fuori quasi con lo sguardo dal portiere che sembrava essere battuto. Manca poco alla fine, devono sfruttare questa occasione per trovare il pari. Ci mette il fisico. Va con il possesso palla. Difesa in difficoltà su questo. Ha il pallone del pareggio. Intervento strepitoso del portiere che salva il risultato. Una parata che potrebbe valere la partita. Salgono tutti, addirittura il portiere. Va con i pugni il portiere. Oggi il portiere non si è mai fatto trovare impreparato, Pier. E il pallone se ne va via. Game over, finisce la gara. Se hanno vinto devono cercare...